L'Orchestra della Toscana è tornata sul palco del Teatro Petrarca, stavolta diretta dal maestro Roberto Abbado e accompagnata dalla performance dell'attore Massimo Popolizio su un melologo della compositrice Silvia Colasanti. Avvolto nel suo mantello dorato, se ne andava Imeneo, il dio del canto nuziale, per l'etere infinito, dirigendosi verso la terra dei Ciconi, la tribù delle coste Tracee e dell'Egeo, dove la voce di Orfeo lo invocava, ma invano. C'è sempre l'idea del teatro, no? Sia nell'opera lirica, sia nel melologo, come questa sera, ma anche in lavori di musica cosiddetta assoluta. Mi caratterizza un po' sempre la ricerca di un percorso drammaturgico nella musica, di un racconto di una storia attraverso i suoni. E mentre così si esprimeva, accompagnato dal suono della sua lira, le anime esangui piangevano. Un appuntamento che ha chiuso la stagione concertistica aretina. Orfeo è un pezzo di una è un pezzo molto evocativo che tratta un eroe, Orfeo, il mito di Orfeo e Euridice, un eroe però che le cui armi erano la lira, il canto, la poesia, un cantore musicista.